campionati mondiali di scherma. Italia e Francia, eterne rivali, si sono divise le vittorie di squadra rispettivamente nella spada e nel fioretto. Secondo dietro il fuoriclasse Doriola nel fioretto individuale, Edoardo Mangiarotti è stato anche uno degli artefici dell'affermazione italiana nella spada. Qui vediamo il mancino milanese nel vittorioso incontro col francese Dagalier. A parità di vittorie con la Francia vincitrice nel confronto diretto, il titolo mondiale è stato assicurato all'Italia dal maggior numero di successi individuali. Una vittoria questa sulla Francia doppiamente gradita perché conquistata per un soffio. Ecco i componenti della squadra. Delfino Pavesi, Anglesio, Bertinetti, Dario e Edoardo Mangiarotti.